chi è accidentaccio? Ragazzi, quello che gli somiglia ma è la versione giapponese ultimamente. Quello sa di sabato, me le saluto subito. No, nessuno dice il nome? È quello che se n'è appena andato, Massimo Gorizza! Com'è Culiculi? Attenzione, rimani con noi. Com'è Culiculi? Culiculi non sa di sabato, me ne saluto subito. Shin-chan, io lo adoro. No, io sono qua, faccio Maurizio Costanzo, guarda, avanza. In un secondo, con un respiro, è subito Maurizio Costanzo. Aspetta, devi dire una cosa. E questo perché è proprio il concetto che dicevamo. Il concetto che dicevamo prima, in Shin-chan si chiamava Mestizio col Panzo. Mestizio col Panzo. Allora, c'è un altro ometto. Vabbè, dai, se fai quello ti sgamano subito. Io comincerei con quello che mangia tutto. Nonna, tazzo vuole pollo! Vabbè, adesso fai quello con cui ti sgamano sicuro. Basilica. No, quell'altro. Piantala. Rasenga! Leonardo Graziano. Mo c'è l'ultimo, il pezzo da 90, tu non puoi dire niente, perché già lo sai, t'ha accompagnato, ti riporta pure a casa. Senti, qui sono tutti appassionati del giapponese, quindi io andrei con Inuyasha. Non mi sente? Inuyasha. Chi? No, oddio. Tostissima. Salve conduttore collega. E allora no, fai tu. Io qua ce n'ho tanti, però non so. Quale vuoi fare? La sfera dei quattro spiriti. Qualcuno ha detto Naraku? Mazza, ma te sei un fenomeno. Bene. No, però lui chi è? L'ho beccato. Andrea Ward! Wow. Allora adesso però, Alberto, ci porti anche il microfono che era lì dietro? Grazie. Eccoli qua. Insomma, raga, in un colpo solo, c'era anche Gemma Donati ma è dovuto a scappare. Ci doveva essere anche Stefano Nofri ma non si è sentito bene. Allora, insomma, tipo la moria delle vacche. La moria... C'è un problema che il microfono davanti, appena lo passi davanti, sapura. Sakura. No. Tu dici invece di sistemare il microfono tiriamo indietro tutti i doppiatori? Ok. Laddove Maometto non va alla montagna, abbiamo spostato la montagna, dai. Allora, io li conosco. Cioè, insomma, tre amici e una moglie. C'è un'altra serie terribile di robottini che feci io qualche anno fa, che aveva tipo dei nomi improbabilissimi, che ci mettevo 12 anni soltanto per dire. Quindi Baku, Ganymedalot, e poi il linguaggio assurdo e moderno di Naruto, cioè il linguaggio poi ninja, tecnico, ti fanno credere veramente che sia vero. Ah, beh sì, no, nell'inizio c'ho un'arma, c'ho un lascio. E linguaggio moderno dei cartoni animati che io non capisco come i bambini di oggi riescono a comprendere, cioè sanno delle parole, forse è anche un mini insegnamento che gli diamo, non lo so. Probabilmente delle parole anche tecniche che imparano tramite i cartoni animati. Quindi se da una parte tutti li criticano per la violenza o per i contenuti poco politically correct, da una parte forse il cartone animato ogni tanto gli insegna magari un po' di italiano e qualche parola nuova. Aspetta, cosa dici? Al microfono. No, dai, queste, però quando usano... Sì, no, poi quando usano le armi noi andiamo nel pallone in iperventilazione totale, che davanti al microfono comincia a prendere i morta, cioè non riesce. Ma come a se dice del linguaggio moderno? Cioè, queste sono altre, capito? Delle piccole defaianze dei turni. Devo dire che la tua vita è in simbiosi col manga.
io amo leggo una lista che non finisce mai. Guarda, per assurdo mi hanno un po' etichettato nei cartoni animati, ma io sono contento da una parte, perché comunque io amo i cartoni animati. Ogni tanto succede che faccio qualcos'altro, mi diverto anche in quello. Tu fai anche qualcos'altro, però sì, io parlavo adesso raramente. Nello specifico, mentre magari vedo molto spesso cartoni giapponesi, tedeschi, tu invece sul giapponese vai alla grande. Sul giapponese vado alla grande e anche lì ho avuto la fortuna di vincere i provini su due serie grosse come Bakugan e Naruto. Dall'altra parte però come risvolto della medaglia non posso fare altri cartoni animati, perché essendoci quelli Mediaset giustamente richiede delle voci diverse per ogni cartone animato, perché altrimenti rischiamo che ognuno di noi fa la fascia serale di Italia 1, cioè la doppio tutta lì. Quindi da una parte anche giù, diciamo, viene applicato arbitrariamente. Ci sono dei funzionari Mediaset, voi sapete che ogni serie fa parte di un canale, ogni canale ha un funzionario che si occupa di quel cartone animato lì e praticamente questo cartone animato deve essere controllato, diciamo così, ve la faccio semplice. E quindi ci sono dei funzionari che richiedono delle voci diverse. Io, avendo avuto la fortuna di fare Naruto, che è una serie lunga, non posso fare provini per dirti su altre cose, che da una parte è giusto perché fa lavorare tanti colleghi, cioè abbiamo avuto la fortuna che nel Logos, dove abbiamo fatto Naruto, c'è un direttore che si occupa della direzione del doppiaggio e ha scelto di dare una voce diversa per ogni cartone animato, anche perché i protagonisti arbitrariamente si somigliano un po' tutti, quindi giustamente se metti sempre le stesse voci poi sembra che lo stesso doppiatore fa sempre la stessa cosa, ed invece in questo modo ha dato la possibilità a molti colleghi di poter fare il protagonista di un cartone animato diversificando le voci e dando l'opportunità a tutti di poter interpretare dei personaggi, ovviamente quelli che hanno talento e che vincono i provini. Una di queste, che ha vinto il provino per un cartone animato di Italia 1, è Perla Liberatori, che tra poco sentiremo su Shugo Chara e La Magia del Cuore. Si è agganciato lui, Shugo Chara e La Magia del Cuore. Che ci dici? Come può? Dacci qualche anticipazione. Perché vai in onda? Io sono come fossi uscita. Che devo dire? È una serie divertente. Tu sei, se vogliamo, l'alter ego di Leonardo Graziano al femminile. No. Non mi paragonare. Ho la lista. Le due serie giapponesi non entrano in una pagina d'iPad, c'è un problema. Continua a scorrere. Sarà un manga, che ti devo dire? No, ma manco bene. Pure io. No. No, sicuramente i cartoni giapponesi ne ho fatti tanti, ho iniziato, il mio primo cartone giapponese fu Arale, all'epoca ormai delle guerre puniche, era la tomba del lucciolo, è vero, e poi sono andata avanti con Metal Panic, Axel Sara, Shugo Chara, GTO, Revi, insomma, sì, i cartoni giapponesi, no, io sono contenta di farli, a me mi piacciono, poi ci sono alcuni sui quali rimani più affezionato, però insomma, che sta facendo? Guardo sempre la lista, io sto giocando, sono al curriculum, lo giuro. Però adesso sì, ho avuto la fortuna di fare Shugo Chara, che insomma mi ha divertito, ma anche stancato, ma anche ammazzato fisicamente, perché comunque una serie complicata, una serie molto parlata, una serie molto strillata. Beh, in realtà è sempre lei, sì, che però si trasforma in tre personaggi diversi, quindi caratterialmente con tre caratteri diversi, una voce più piccola rispetto alla mia, che sembra un travestito, soprattutto oggi. Ma oggi ha un po' di influenza. Ed è qui! Comunque è qui! Lo so, così ma anche perché sta con me, quindi se ne vanno a casa. Superfluo questo. Qualcuno ci fa dei gesti da lontano. Ah, vai così. Vai così. Prima vedevo che asseriva. Pensa che non ho neanche rimpianti di aver doppiato Rocco Siffredi. Nel senso che non è neanche, dice, no, per carità di Dio. Tra l'altro doppia di poco. Chissà perché avrà doppiato Rocco Siffredi proprio lui. È la cosa più divertente che si sente. Uno può vedere. Cioè, è adorabile, ma avendoci leggermente la te, una che fa ti scopo tutta, la gente se la mette. Vabbè, ma al massimo parliamo. Ti devo bippare. La cosa invece che è importante, a parte scherzi, la cosa principale è che anche dei film, anche alcune cose che avrà fatto pure lui,
bei drammoni tedeschi tremendi, tipo la Pilker, con questi che hanno le facce da birrai di Norimberga, quindi tipo Hans e Brigitte, e si chiamano Richard, Susan, e si svolge nel Conrad, non ci crede nessuno perché c'ha, lei ha le gambe sotto prosciutti così, una cosa allucinante, però anche in quei film devo dire che ci siamo divertiti, quindi non c'è sta una cosa proprio odiato. Sappi che c'è una fiction italiana che esce tra poco dove sembra ambientata a Roma, in realtà l'hanno girata in Bosnia. Noi abbiamo visto, l'avete visto, probabilmente qualcuno l'avrà vista, la nuova soap per daltonici, che era Second Chance, in cui erano vestiti in un modo improbabile. Attenzione, perché l'ha doppiata per la Second Chance. Ma l'hai vista che cos'era, tesoro? Cioè i colori erano una cosa, sembrava la Barbie insieme a Ken, perché erano viola, blu, turchese, dei colori allucinanti. Però era bellissima, perché vedevi le prove cromatiche che erano fantastiche. Devo andare di corsa, voglio fare una domanda molto cattiva a mia moglie. Cos'è una cosa che sta per uscire? Sono di parte, scusate. Una delle ultime cose che hai fatto, dai. Ti faccio una domanda tranquilla. Oddio, che è che sta per uscire? Che ne so, una cosa che hai fatto da poco, che sta per uscire, che ti sei divertita a fare, a parte Sciuco Ciara. Ma tu lo sai, lo dovrei sapere? No, è una domanda generica. Ah, no, pensavo che fosse una domanda tranquilla. No, ma perché non puoi fare la domanda cosa mi sarebbe piaciuto doppiare? Cosa ti sarebbe piaciuto doppiare? Che fatica. Cosa ti sarebbe piaciuto doppiare? Di cartone, no, io l'ho sempre detto, di cartone animato mi sarebbe piaciuto doppiare Magica Emmy e Creamy. Giusto. E quello mi sarebbe piaciuto tanto doppiarlo, sì. Sarà che ci sono cresciuta, perché secondo me i cartoni animati di un tempo erano decisamente migliori di quelli da adesso. Che ne vogliamo dire? Bakugan, Naruto, attenzione, per quanto mi riguarda, tutte queste cose. Però sono abbastanza violenti. Invece prima comunque c'era la storia. C'è anche la stessa Candy, anche la stessa, che era Pemma Gà, qual era? Quella che gli morivano tutti, c'era una tristezza infinita, l'uso. Però alla fine c'era sempre comunque dei colori tenui, pacati, c'era sempre l'amore, l'amicizia, le cose. Qua si tirano solo le armi, che va benissimo, però insomma non è decisamente il mio genere, sono un po' retro, sono un po' vecchia, e quindi quello. Sono d'accordo con te, Leonardo. E poi tu parli tu che doppi Ben 10. Cioè, mi diverto, infatti. Lui mi diverto tantissimo. Lui fa Kevin Levin. Yes. Leo, tu cosa avresti voluto doppiare? Ti giuro che non ho la più pallida idea. Bene, arrivederci. Heidi. Ok. Heidi? Ma ti ha detto Berna, che ne so. Ma no, dai. No, mi sarebbe piaciuto. Leonardo, lo sappiamo una cosa che ci sarebbe. Si dicono le cose all'orecchio. Rio e Jack. Gemme le hologram. Tutto due insieme? È vero, un bel cartone anni 80 di questi americani. Rio? Sì, pizza. Allora, io invito un attimo sul palco Simone, che non vedo. Simone che è l'organizzatore di tutto, a cui io... Simone? Dove sei? Vabbè. Nel frattempo, mentre Cristian cerca Simone, facciamo un applauso generale per Andrea Ward, Massimo Corza, Leonardo Graziano, luce sul fondo, parla liberatori. Grazie a voi. Io vorrei fare un piccolo omaggio ad una persona molto carina che ho conosciuto qui oggi. Vi faccio però prima sentire la voce di mia figlia, perché come vedete mi sta aggrappata alle spalle e vuole salutarvi. Ciao. Io volevo dirvi che quando mio padre, cioè quando ha detto allenarsi per doppiarsi, la prima volta che ho doppiato proprio è stato difficile. È stata bravissima. Invece l'omaggio è a quella ragazza laggiù con la camicina bianca, e ti dico, se tu mi dici un ciao, dimmi un ciao. Paci, stupida scimmia! Allora, tanto Simone ci ha raggiunto. Fate un applauso a quest'uomo che si occupa di organizzare la qualunque. Si fa un mazzo così, gratis. Non si dice così. Mazzo? Porca miseria, non si può dire mazzo di carte. No, non si fa.